Con i suoi 95 anni è forse la pellegrina più anziana. Dopo una peritonite perforante nel 1992, Emma Morosini fa voto alla Madonna di andare a Lourdes, ma alla fine ci va in bicicletta, 1350 km in 11 giorni. Inizia così quella che sente essere la sua vocazione, pregare per la pace raggiungendo a piedi i luoghi santi del mondo: Russia, Portogallo, Francia, Israele, Messico, Cuba, Stati Uniti, Argentina, dove percorre i 1500 km che separano Tecumán dal santuario di Luján, e Paraguay. Nei giorni scorsi Emma ha visitato la mostra Camminamente, allestita nella chiesa di Santa Maria della Vita e curata dall'ufficio diocesano di pastorale giovanile. In Argentina Emma è diventata famosa come la nonna pellegrina e anche il Papa ha voluto incontrarla. Io mi prendo giorno per giorno, dico grazie del regalo che mi fa, poi se mi dai anche domani ti dirò ancora grazie. E domani, fino adesso, arriva. Ho fatto il cammino che sono andata lì a Guadalupe, che non pensavo neanche. Io mi ci incammino sempre, ci provo. Poi penserà al cielo, penserà alla Madonnina della quale io credo che mi segua e mi accompagni sempre. Penserà lei a completare la storia. Ed è sempre stato così. Nei piedi, il coraggio che ho, che mi porti.